Ciao a tutti, io sono Luisa Rodriguez, gen del Brasile, e oggi sono qui con Luigino Bruni che ci parlerà un po' dell'evento internazionale d'Economy of Francesco, che si realizzerà il 19, 20 e 21 di novembre in modalità online. Luigino Bruni è professore ordinario di Economia Politica all'Università LUMSA di Roma e anche responsabile della Commissione Internazionale dell'Economia di Comunione. E il direttore scientifico di Economy of Francesco. Ciao Luigina. Allora, puoi raccontarci che cos'è The Economy of Francesco e quali sono le novità che questo evento porta? L'Economia Francesco è oggi possiamo dire, è un movimento di giovani economisti, imprenditori e changemakers cosiddetti, che è già partito ed è già in movimento, è già in attività, perché il Papa ha scritto questa lettera il 10 maggio del 2019, quindi è quasi un anno e mezzo che i giovani sono partiti. Quindi, mentre all'inizio era solo un'idea, una lettera del Papa, oggi abbiamo centinaia e centinaia di volti concreti di giovani che in tutto il mondo hanno creduto in questa economia di Francesco, che la cosa più importante, più bella, è che non esiste ancora, e loro già ci credono. Perché questa è una cosa bella, perché i processi generativi, cosiddetti, i processi che generano vita, non sono mai troppo organizzati. Ci sono cioè, più è generale, meno è preciso l'obiettivo, più i giovani amano impegnarsi perché sentono che possono metterci la loro parte. Quindi questa economia di Francesco, che ancora non è che è stata definita né nel senso del Papa, però ai giovani ispira qualcosa di nuovo e la voglia di impegnarsi. Quindi è questo movimento di varie umanità, di persone molto diverse, ragazzi e ragazze di tutto il mondo, dei cinque continenti, di più di 115, 120 paesi sono iscritti, che sono partiti, si è attivato un processo e non si vuole occupare spazi. Quindi Francesco non ha padroni, non ha proprietari, non ha capi, è una realtà tipica dei giovani di oggi, quindi molto fluida, molto policentrica, dove ognuno è centro e nessuno è periferia. E quindi è il più importante movimento di economisti che oggi, di giovani economisti che oggi c'è nell'ambito cattolico e non solo, perché non sono cattolici, anche perché i giovani è difficile capire se sono cattolici o non cattolici, cristiani, perché i giovani sono sempre realtà in evoluzione, quindi non si può dire che è un movimento cattolico, ci sono giovani e basta di tutti i tipi, certo ispirati dal Papa Francesco e San Francesco, ma è una grande realtà biodiversificata, ricca, varia, diversa e piena di vita. Grazie Luigina. Allora, giovani non solo cattolici di tutto il mondo parteciperanno, ma saranno soltanto giovani e chi può ancora aderirsi all'evento? Essenzialmente è un movimento giovanile, under 35, perché in genere funziona così nei convegni degli economisti. Gli economisti adulti, anziani, maturi, famosi parlano e lanciano idee, poi i giovani fanno gli ambasciatori delle idee. Noi abbiamo fatto invece che i giovani lanciano le idee e gli adulti famosi fanno gli ambasciatori. Ne abbiamo tanti, circa 100 di economisti senior, che sono gli ambasciatori dei giovani e quindi si impegnano a diffondere nel loro ambiente le idee dei giovani. Quindi ci sono anche gli adulti, ma sono a servizio nel senso vero, cioè sono at service, cioè sono in funzione del. Perché la difficoltà quando si fanno le cose con i giovani è che si comincia con i giovani e poi si finisce con gli adulti, perché quando poi si fa il programma di un evento devi sempre metterci un sacco di personalità, di persone famose, e alla fine finisce lo spazio e i giovani non fanno niente, no? Qui invece noi abbiamo protetto questo spazio perché sia un processo dove i giovani hanno la leadership, sono loro i protagonisti anche nel pensiero, perché i giovani hanno un pensiero economico che chiaramente deve ancora crescere, ma c'è, è come un albero giovane, non è un albero vecchio, ma è un albero. E quindi in quanto albero c'è già fiori, foglie, frutti, è anche molto buono. È veramente interessante come
avete pensato in tutti i dettagli per lasciare che i giovani siano protagonisti. E adesso penso che non solo anch'io, ma tutti siamo curiosi per sapere come sarà il programma dell'evento. Hanno detto i giovani deve essere il più bel evento online del 2020, perché abbiamo fatto un forte investimento anche nel web, nella grafica, su YouTube, su Facebook, sarà tutto un evento in modalità online, però con la presenza sui luoghi di Francesco, perché noi vogliamo evitare, cioè la cosa che noi non vogliamo è che la gente lo viva come un film, come uno spettacolo, ma che senta il profumo di San Francesco, e quindi noi abbiamo alcuni inviati giovani che saranno presenti nei luoghi francescani di Assisi. E da lì si manderà tutto per far sentire la presenza, perché nei carismi i luoghi parlano, non parlano solo le persone, parlano anche i luoghi, cioè dicono parole che vanno ascoltate. Quindi avremo alcuni giovani, alcuni di noi ad Assisi, e poi da lì sarà mandato in modalità web via YouTube in varie lingue. Abbiamo fatto anche un investimento in 5 lingue, perché non tutti i giovani parlano inglese, anche se noi a volte pensiamo questo nel mondo, e allora avremo vari canali YouTube nelle varie lingue e anche su uno streaming chiaramente nei canali Facebook. Allora, essendo tutto online, possiamo tutti partecipare, no? Ma come tu suggerisci che sia questa partecipazione? Possibilmente dove la legge lo consente, andare a viverlo con due o più. Abbiamo fatto noi questo lancio dove due o tre, cioè non da soli. Ora magari in certe regioni siamo un po' costretti col lockdown, ma non in tutte, quindi di cercarsi un amico, almeno di avere, abbiamo tanti hub fisici nel mondo, alcuni legati al Movimento dei Focolari, altri no, dove i giovani possono andare insieme e viverlo. Anche a Roma ce n'è uno. E viverlo con le mascherine, con il distanziamento, però fare un'esperienza sociale insieme. Luigino, grazie. Ultima domanda. Perché può essere interessante un Geno, un giovane per un mondo unito, partecipare dell'Economy of Francesco? È tutto se lo attrae, se ha un interesse, se ha voglia di farlo, perché questo è fondamentale. Cioè deve sentire anche un interesse per il mondo dell'economia, per il mondo delle imprese, per il mondo del lavoro, per queste tematiche, perché non tutti i giovani hanno questi interessi, ma chi ce li ha è una delle cose più interessanti di quest'anno. E quindi è anche, poi penso, anche se uno è curioso di vedere come si possono mettere 2000 giovani in 3 giorni di lavoro insieme in modo interattivo in tutto il mondo, come funziona una cosa del genere, anche un evento che può insegnarci qualcosa per farne altri simili. Io mi auguro che, ad esempio, che da tanti settori, la politica, l'arte, la letteratura, l'ecologia, possano nascere movimenti così mondiali. Quando io ero giovane mi interessava tutto, cioè io a un certo punto poi ho scelto di fare economia, ma mi interessava l'arte, mi interessava la politica, la giustizia, perché fa parte anche di un giovane che vive per un mondo migliore interessarsi di tutto. Quindi io mi auguro che veniate perché vi interessa, perché vi incuriosisce, perché tutto ciò che è bello e che è umano vi appassiona, perché è tipico della gioventù amare le cose belle, amarle al di là del proprio mestiere, no? Cioè, quindi siccome l'Economia di Francesco è sicuramente una bella notizia per l'oggi, un evento di speranza, cioè che in un tempo dove a volte i giovani sono visti come quelli che portano i virus, no? Oppure quelli che non sempre rispettano le regole, che a volte anche sbagliandosi, c'è questa idea un po' meno in Italia, un po' triste, invece vedere che i giovani costruiscono il futuro, si impegnano per un'economia diversa, per i poveri, perché sapete che l'Economia di Francesco avrà al centro i poveri, la povertà, perché siamo Francesco d'Assisi, il poverello, è molto importante e molto bello. Quindi vi aspetto davvero numerosi, con l'entusiasmo tipico della vostra età, e fare tanti nuovi amici, perché sarà molto interattivo il programma, ci si potrà scrivere, ci si potrà comunicare, e magari entrare anche voi, chi di voi si occupa di queste cose, in questa realtà, che è figlio del carisma dell'unità, cioè del carisma di Chiara. Certo, non è solo, ci sono più genitori, cioè il Papa Francesco, il San Francesco, ma anche uno dei genitori di questa economia, Francesco, è chiaramente
il carisma di Chiara, che ci ha messo in cuore questa voglia di servire, di amare la Chiesa e l'umanità, e cerchiamo di farlo. Grazie mille, Luigino. E oltre a quello che Luigino Bruni ha detto, io credo che noi GEN e Giovani per un Mondo Unito siamo chiamati a fare parte di questo evento storico perché abbiamo una sete di giustizia e crediamo che sia possibile un'economia sostenibile, inclusiva e giusta. È la nostra opportunità di essere protagonisti del cambiamento che il mondo ha tanto bisogno. E non vi dimenticate, per partecipare all'evento che sarà online è solo collegarsi sul sito e pochi giorni prima dell'evento sarà disponibile la pagina interamente dedicata alla diretta streaming. Arrivederci!